E bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis, Io Matteo. siamo Ferrari Formula 1, la Rossa nel Cuore, come sempre sotto il video tutti i link per seguirci sui social. E accendete la campanellina per essere aggiornati sui Sui nuovi nuovi video! video! Yeah! Bene, bene, è bellissimo tornare a fare video insieme, Oh, meno però a male. distanza è veramente un casino anche per editare. Bene ragazzi, parleremo del Gran Premio della Spagna, un punto importante, cruciale della stagione, qui si capisce più o meno il vero potenziale di tutte le vetture. Ovviamente quella che si conferma la più veloce è la Mercedes, con Esatto. Lewis Hamilton che conquista le 100 pole position in Formula 1. Esatto, siamo arrivati a una pista veramente completa dove si facevano appunto i test invernali e si scoprono i potenziali delle macchine, la competitività delle vetture e ovviamente arrivano i primi sviluppi per la nuova stagione estiva di Formula 1. Un gran premio molto simile a quello del Portimão, un po' noiosetto, pochi colpi di scena. Esatto, si è svolto tutto in modo molto regolare, sin dalla partenza, che ovviamente si è in qualifica, dove possiamo proclamare le nuove 100 pole di Lewis Hamilton, un record devastante perché comunque in lista con lui è distaccato di parecchio sia da Ayrton Senna che da Michael Schumacher. Un Lewis Hamilton che continua sempre di più a fare la storia anche in questo 2021, ovviamente la domenica con la vittoria della Mercedes. Lewis Hamilton che comunque le 100 pole position non le può festeggiare con tranquillità perché a 36 millesimi c'era Max Verstappen, una Red Bull che quest'anno è veramente molto forte. La differenza però possiamo dire tra Mercedes e Red Bull è ovviamente l'esperienza e ovviamente avere un pilota del calibro di Lewis Hamilton che comunque ti fa la differenza sempre in pista. Infatti il Gran Premio parte con un Max Verstappen indiavolato si può dire che butta fuori, spintona un po' Lewis Hamilton in prima curva prendendosi la prima posizione. Ormai questo è un po' il trend delle Sì. prime gare tra Verstappen e Hamilton, si spintona una vicenda nei primi atti della gara. E un Hamilton che però, lasciami dire, poteva anche chiudere la traiettoria verso destra in partenza e avrebbe mantenuto così la prima posizione. Secondo me in questo caso ci sarebbe stato anche un contatto. Forse poco piacevole per Sì. Verstappen, anche se Verstappen comunque era in una posizione che dallo specchietto di Hamilton non era così visibile. No, Quindi è era vero. difficile anche per il pilota inglese. Sì, esatto, Lewis non ha visto dagli specchietti Verstappen, anzi forse Esatto. non stava neanche guardando gli specchietti, quindi è stato molto bravo ai riflessi, ecco. Comunque una partenza regolare, senza contatti con nessuno, da segnalare ovviamente dopo prime tre curve, un gran sorpasso di Leclerc Sì. su Valtteri Bottas in curva 3 all'esterno, che gli ha fatto mantenere la terza posizione per gran parte del GP. Basta, che il premio è finito. Poi Mercedes si sono presi nel 2016, Sì. poi Rosberg è finito a fare il commentatore Sky. Che schifo. Però ci Sì. stava! Sì, devo dire che la partenza di Leclerc è stata veramente pazzesca, un po' come Alonso nel 2013, più o meno ha fatto la stessa cosa in quel momento con Lewis Hamilton. Ma parlando un po' di Ferrari, Sì. devo dire che la strategia di Leclerc è stata molto criticata, quando secondo noi, o secondo me, era più che giusta. Perché allora, devo dire che vedere Leclerc o una Ferrari in terza posizione con dietro una Mercedes era veramente bello, solo che realisticamente parlando, credo che nel momento in cui Bottas sarebbe entrato ai box, l'undercut su Leclerc sarebbe stato veramente molto potente. Sì, perché comunque il pilota finlandese ha segnalato tempi sul giro Sì. molto, molto, molto bassi e quindi non aveva speranza, diciamo, tra virgolette, Leclerc di poter con l'undercut tenersi la terza posizione. Una Ferrari che, come abbiamo detto prima, ha fatto gara su McLaren. Possiamo dire, non ha molto valutato l'ipotesi del terzo posto, ma ha voluto difendersi più che altro sia da Daniel Ricciardo che con Sainz da Lando Norris. Quindi è più ovviamente in questo campionato 2021 una lotta Ferrari-McLaren che ovviamente una lotta Ferrari-podio. Sì, Anche se esatto. comunque nel corso della stagione Ferrari punterà ovviamente al terzo posto, se ne è possibile. Devo dire che Ferrari in questo Gran Premio si è confermata, si può dire, competitiva, molto migliorata rispetto all'anno scorso, addirittura di passo gara in Spagna era di quasi 6 decimi rispetto a quello McLaren che è scomparsa Sì. un po', soprattutto con Norris. Sì, McLaren è in difficoltà in questo Gran Premio di Spagna, soprattutto con Lando Norris, che aveva fatto grandi belle uscite nelle ultime gare, sia a Portimão che Imola. E una McLaren che non ha trovato nessuna velocità in questo Gran Premio spagnolo, non è stata molto competitiva, Ferrari che invece è stata molto più superiore, sia a livello di risultato in gara che a livello di qualifica. Quindi i miglioramenti ci sono in Ferrari, ovviamente si punta sempre al 2022, ma comunque aver migliorato così tanto rispetto all'anno scorso è veramente diciamo da applausi, ecco, Esatto, non sì. critichiamo sempre la scuderia. Prima di parlare un attimo di Mercedes e Red Bull, che dobbiamo dire due cose molto importanti, devo far notare una cosa. Praticamente Dica, dica. ho notato
nei commenti Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, i tifosi inglesi Ferrari sono più sportivi di quelli italiani. Beh, non c'era da aspettarselo. No, cioè nel senso, ad esempio, Ferrari ha pubblicato quarto posto di Leclerc e il settimo di Sainz. Sì. Molti tifosi italiani hanno detto no, ma che schifo, ma allora ma date una macchina a Leclerc, quest'anno faremo veramente pena, eccetera, no? Mentre quegli inglesi, i tifosi inglesi hanno detto, oh bene, dai, siamo migliorati davanti a McLaren, continuiamo così. Sono molto più positivi. Esatto, sono molto più positivi, quindi ragazzi, mamma mia. Ovviamente, la stagione della Ferrari bisogna sempre compararla alla stagione precedente. Sì, La stagione quello sì. precedente, come avete visto, c'è stato proprio un bassifondo, quindi partivamo come risultato in gara dalla dodicesima e tredicesima Sì, non entravamo in posizione. Q3. Se pensi che in poco più di un inverno siamo arrivati a contenderci il podio, significa che comunque Ferrari durante la stagione invernale e i test abbia lavorato moltissimo sia sulla macchina che su un progetto 2022 Esatto. ancora ovviamente in costruzione. Però piano piano comunque Ferrari sta ritrovando quella competitività che mancava da molto tempo. Esatto, ovviamente non bisogna essere felici perché Scuderia Ferrari è un team Che che punta non sempre al massimo. punta sempre al massimo e non è un team che si deve accontentare di un terzo posto. Però sappiamo la storia della Mercedes, Sì. come è andata in cui tutti questi anni, la loro forza e le loro serie di vittorie, e quindi sappiamo che non possiamo essere a quei livelli. Però sappiamo che possiamo arrivarci a quei livelli tramite il lavoro. Esatto, infatti come abbiamo notato nel Gran Premio di Spagna, devo dire che la velocità di punta è migliorata tantissimo. E neanche Bottas riusciva a raggiungerci con DRS. Quindi, ragazzi, cerchiamo di essere positivi e prendiamo esempio dai tifosi inglesi, cioè di solito i tifosi italiani sono i più amati, più visti e Sì, acclamati, noi visto. possiamo dire in Sì. conclusione che siamo più calorosi a livello di tifo rispetto magari a quello inglese, però non siamo obiettivi. Quindi Esatto, purtroppo siamo manca. molto legati al fatto che Ferrari deve vincere, punto. Invece Ferrari deve lavorare per arrivare a vincere poi in futuro. Bene, parentesi chiusa, Esatto, volevo sì. dire questa cosa che secondo me era importante da dire. Parlando invece del Gran Premio là davanti, dove diciamo c'è stata più enfasi, più lotta, devo dire che il Gran Premio è stato vinto sì da Hamilton, ma secondo me da Mercedes in sé. Sì, tramite strategia, tramite la forza di Hamilton che ha Esatto. recuperato tantissimi secondi su Verstappen e tramite anche un gran gioco di squadra. Soprattutto, devo dire che allora qui iniziano un po' a partire discorsi su perché Verstappen non sarebbe entrato con Lewis, Sì. se avesse continuato, se non avesse continuato, eccetera. Devo dire che il pit stop di Hamilton è stato veramente inaspettato. Il secondo. Esatto, io non me l'aspettavo proprio. No, neanche io pensavo che comunque arrivassero a fine gara così Sì. e che Hamilton avrebbe passato Verstappen in pista. Ciò che ovviamente è stato fatto, però tramite pit stop anticipato di Hamilton, che poi ha recuperato tutti i secondi in pista su Verstappen, arrivando così alla vittoria con gomma più fresca. Verstappen che non pensava che Mercedes arrivasse così in anticipo rispetto alla fine gara. Come è successo in Team Radio, Red Bull ha pensato che Hamilton arrivasse soltanto negli ultimi due Sì. giri. Così che Verstappen potesse cercare di tenerlo dietro e vincere. Cosa che ovviamente non c'è stata. Hamilton è arrivato a poco più di 6 giri dalla fine su Verstappen e si è regalato così la vittoria. È stata criticata molto il fatto che perché Verstappen non è entrato insieme a Lewis per difendere la vittoria o la posizione. Secondo me, un po' valutando e calcolando i tempi e il passo gara, devo dire che se Verstappen sarebbe entrato con Lewis, prima di tutto va bene che aveva gomme soft nuove, ma una ventina di giri con le soft alla massima potenza, secondo me avrebbe comunque finito per raggiungere fine gara senza pneumatici e quindi Lewis avrebbe comunque vinto. Seconda cosa, adesso dimmi se sei d'accordo oppure Sì. Sì, no. Se Verstappen sarebbe entrato con Lewis, non avrebbero fatto fare il secondo pit stop a Bottas, l'avrebbero lasciato in pista così da raggiungerlo e Verstappen sarebbe appunto rimasto dietro a Bottas, magari qualche giro, e in quel modo Lewis l'avrebbe raggiunto in pochissimo tempo e sorpassato. Cioè, secondo me, da una parte o dall'altra, Verstappen avrebbe comunque perso il Gran Premio. anche perché ovviamente essendo due macchine contro una, Sì. ovviamente Verstappen aveva poche chance di arrivare alla vittoria. Solo tramite una gara proprio perfetta Verstappen avrebbe dovuto vincere il Gran Premio. Ovviamente non c'è stata neanche l'aiuto dell'altra Red Bull di No. Perez, che è rimasta ovviamente sempre in quarta e quinta posizione, faticando molto sia con le gomme che in pista. C'è da dire comunque che Mercedes può sfruttare questo tipo di
di strategie con Lewis Hamilton, perché secondo me Bottas gli manca un po' di carisma. Come sempre E, diciamo. esatto, e una roba del genere te la può fare anche Fernando Alonso o anche un Sebastian Vettel, quindi avere un campione del mondo in una scuderia è veramente importante, soprattutto in questi casi. Ritornando in casa Ferrari, oltre alla grande prestazione di Leclerc, arrivato poi quarto, c'è da parlare ovviamente anche del pilota di casa, Carlos Sainz, che è partito sesto, è arrivato a fine gara comunque in settima posizione, è partito un pochettino male, secondo i nostri parametri, e ha perso le prime due posizioni al via che non gli hanno poi consentito di recuperare quel gap dai primi in gara. Una strategia comunque normale di Ferrari per cercare di difendersi sia da Esteban Ocon con Alpine che da Lando Norris. Aprendo una parentesi su Alpine, si è riconfermata molto competitiva come a Portimao, dopo un inizio stagione un po' abbastanza cupo. Devo dire che l'Alpine sta diventando molto forte. Sì, si sta risvegliando sia a livello motoristico che a livello di competitività, cosa che ovviamente sta succedendo con Ocon. Alonso, dalla sua grande esperienza, si è trovato molto in difficoltà nel fine gara, crollato quindi dalla top 10 arrivare addirittura a sedicesimo, Sì, diciassettesimo posto. Fermando Alonso. Stanno fermando Alonso. Stanno fermando Alonso. Per chiudere, un attimo parlando delle retrovie, Giovinazzi, Sì, poverino, sempre, solito sfortunato. veramente sfortunato, un pit stop veramente lunghissimo alla Daniel Ricciardo 2016 Monaco. Per chi ricorda. Sì, per chi ricorda. Una cosa veramente strana è successa, no? Perché si sono ritrovati i meccanici con gomme sgonfie. Sì. Adesso io mi chiedo, come fanno dei professionisti ad avere le gomme sgonfie in una Formula 1? A quello credo Strano. sia una responsabilità di Pirelli. Soprattutto. Ma poi credo che siano state anche gli pneumatici di Kimi Raikkonen, se non vorrei dire. All'inizio comunque si pensava Sì. che avessero sbagliato le gomme, che fossero state di Kimi. Invece, alla fine dal replay si è visto che la gomma era sgonfia e hanno dovuto cambiare set di pneumatici. Ovviamente Antonio Giovinazzi in tutto questo ne è rimasto vittima e, come è stato nelle ultime gare, ha perso un sacco di tempo. Vabbè, Ok. Ciao. Bene ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate dei nostri commenti, i nostri pareri e ovviamente è tutto questione di calcoli, di vedere un po' anche le situazioni in pista. Secondo noi comunque il Gran Premio l'ha vinto Mercedes molto bene. Ci sentiamo fra 2 settimane per il Gran Premio di Monte Carlo e il Gran Premio di casa di Charles Leclerc, Gran Premio degli chic. esatto, dei big money. Esatto, e delle piscine. In questo caso, ovviamente, come sapete, le prove libere sono il giovedì, lo Esatto, ricordiamo per ricordatelo. chi magari se ne dimentica, e la qualifica sarà ovviamente più importante della gara, perché sappiamo che a Monaco vince chi parte sempre nelle posizioni davanti. Io Nel frattempo ci salutiamo, io sono Luis, siamo Matteo. Ferrari Formula 1, rosso in cuore e come sempre, 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 forza Ferrari! Mi Sempre, mi raccomando. raccomando. Ciao. Ma sento il...